Quarantena, quarantena, tutti stiamo in quarantena. Non so se il virus o l'isolamento, ma c'è una recrudescenza di messaggi sui social. Catene di Sant'Antonio, gruppi, 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 metti mi piace, fai girare, ricordati che devi morire. Ah, la vita è bella, tutti in balcone alle 15, tutti in finestra alle 16. Viva l'Italia! Ah, adesso vi ricordate che siete italiani, brutti lazzaroni. Mangia la vitamina C, non mangiare la vitamina C, è tutto un complotto, ho le prove, passa parola. Non sembra ma Dio c'è, giuro, ha stato il Bilderberg, eh sì, sì alla curcuma, e no alla curcuma, forse era per ronzoli. È il terzo segreto di Fatima, Nostradamus, aveva previsto tutto. Oggi bene per il Sagittario, alle 18, rosario in pianerottolo, siamo circondati, scambio mascherina con Chihuahua per passeggiata, siamo appesi a un filo. All'alba vincerò la ricetta per le crocchette, come fare la presina all'uncinetto. Risorgeremo, no, moriremo tutti. Metti mi piace, di nuovo, quelli del mi piace sono instancabili. Ma perché queste notizie sicure, di cui avete la fonte certificata, le mandate di nascosto per messaggio privato? Ditelo chiaramente ai 420 che il giudizio universale sta arrivando. Ma Toro e Gemelli oggi alla grande, coi quattro cavalieri dell'Apocalisse che portano la ricetta del ciambellone di nonna e le presine di zia con la curcuma e la vitamina C. E l'angelo vendicatore coi tre pastorelli e i raperonzoli per un affaccio tutti insieme al balcone a mezzogiorno, preciso, mi raccomando, per stendere i panni, annaffiare le piante e cantare in coro come bello far l'amore da Trieste in giù, in su e sotto e sopra, a destra, a sinistra. Animo ragazzi, animo ragazzi, solo da passare a nottata, quarantena, quarantena, e passa, tutti stiamo in quarantena, e passa, non so se il virus, ha solo da passare.